Questo è un breve video di verifica. Siccome ho concesso a Kistube di postare alcuni video di letture integrali, di romanzi che avevo letto, mi è capitato di leggere alcuni commenti, insomma, che sono stati fatti su Kistube. E prendo quelli negativi, ovviamente, quelli positivi li lasciamo stare. Alcuni commenti erano questi. Irritante la voce narrante, questo a proposito del Piccolo Principe. Un altro commento, un altro grande libro, ma la voce che legge è troppo spenta, poco tono, mamma mia, non si può sentire. Un altro tono di voce insopportabile, purtroppo. Un altro, che brutta voce. Un altro, il profeta. Bello il libro, ma non mi piace il modo in cui viene letto qui. Un altro ancora. Ma voi guardate questo che legge. Ti fa vedere le braccia, Gesù mio. Penso che volesse scrivere ti fa cadere le braccia, Gesù mio. Ecco, diciamo che questi sostanzialmente sono i commenti, ma che riprendono tutti quanti, insomma, più o meno lo stesso concetto, insomma, la brutta voce e poi il tono spento, insomma, con cui viene letto. Ma il fatto che la voce sia brutta mi pongo il problema, perché, diciamo, c'è un regista che dice che non esistono brutte voci, evidentemente, no? Esistono dei brutti lettori, insomma, delle brutte modalità di lettura, un brutto uso che si fa della voce. Allora, se è così, mi pongo seriamente il problema. Preferisco smettere, non vorrei essere causa di dolore, di fastidio, di insopportabilità, non vorrei far cadere le braccia definitivamente ad alcuno, insomma. Rinuncio volentieri a questa attività, posso fare altro nella mia vita, insomma. Ecco. Così, con semplicità, insomma, se è questa la realtà, se è questa la percezione della mia voce, mi chiedo, ma che ci sto a fare qui, insomma. Quindi, insomma, mi regolerò. Saluto.